In un anno così particolare come questo della pandemia, era molto importante fare il punto della situazione. Quindi, come Società Italiana di Pediatria, abbiamo deciso di darci appuntamento 27 e 28 novembre 2020 per questo congresso straordinario digitale che accoglie, e questo è già di per sé un fatto, unico e straordinario, tutti i gruppi di studio della Società Italiana di Pediatria, le sezioni regionali, ma tutte le società affiliate, ognuna delle quali darà un contributo. Questo congresso si caratterizza anche per essere stato formulato con degli spazi specificamente dedicati e autogestiti da chi li ha prodotti, e il tema ovviamente è la pandemia. Quindi è un punto di quello che la pediatria italiana ha fatto e sta facendo in corso di pandemia. È un evento veramente unico che accoglie tutte le competenze. Oltre poi a parlare di SARS-CoV-2 e quindi di Covid, si parlerà anche di quelli che sono i temi tradizionali e cari alla pediatria in termini di prevenzione, malattie infettive, nutrizione. Quindi ci saranno anche degli spazi dedicati ad altro. Quello che è particolarmente interessante è che poi ci sarà una fruibilità possibile anche in tempi diversi da quelli del congresso, perché tutti i contributi saranno poi gestiti dalla Società Italiana di Pediatria e resi fruibili per i soci per un periodo, ma poi saranno aperti anche a tutti gli altri. Chiaramente ci sarà un'ampia partecipazione anche degli specializzandi, non solo di pediatria, ma anche di altre branche, quali le malattie infettive, la rianimazione, igiene e sanità pubblica. Quindi credo che sia un'occasione veramente straordinaria di aggiornamento, ma anche per illustrare quello che è stato fatto. Bisogna ricordare che i bambini, pur essendo contagiati e contagiosi, al momento hanno delle forme cliniche meno impegnative, quindi è straordinario, eccezionale che possano esserci dei decessi. Avviene molto raramente che ci sia necessità di cure intensive, però chiaramente i bambini sono ampiamente coinvolti per tutto ciò che questo tipo di infezione coinvolge, non solo sul piano strettamente sanitario, ma anche proprio di organizzazione sociale, con ad esempio quello che sta avvenendo con i periodi di isolamento o di quarantena, che dir si voglia, per le famiglie, tutte le implicazioni che questo sta avendo. Quindi la pediatria italiana sicuramente ha svolto e sta svolgendo un ruolo molto importante. Recentemente, in un editoriale pubblicato su Pediatria, ho fatto presente che noi pediatri dobbiamo essere dalla parte dei bambini, dalla parte delle famiglie, quindi essere dei facilitatori.